allora si parte con la prima semifinale della Coppa Italia tra la partita. È un giocatore molto duttile che ha anche delle, come dicevo prima, delle ottime capacità di vedere la porta. Intanto attenzione qua, la parata di Grimalt senza problemi per lui. Zana deve impegnarsi un po' di più, ma attenzione. Il gol! Il gol di Pablo Najera! La botta da sinistra! Si sblocca subito la partita! Ma che gol! Pablo Najera! Va a spalle alla porta, stava andando verso la propria metà pista. Poi si è girato lì l'errore del difensore. Ecco, no! Il gol! Il pareggio! Il pareggio è di chi se no? Jordi Mendez! Non abbiamo fatto in tempo a vedere il replay. Ma che partita è iniziata, Gabri? È servito veramente una scintilla per animare la partita subito Mendez. Gran colpo qua, davvero Condor dell'area di rigore. Eccolo qua, all'inizio della stagione, ma poi pian piano ha mostrato quello che sa fare. Tanta attenzione perché il Zarzana recupera la pallina. Chicco Rossi, il gol, tiro! Gol! Secondo me è gol! Ed è gol, anche secondo gli altri. Rossi! Altra fiammata del Zarzana, la palla batte nel palo ma sicuramente ha scavalcato la linea. Francesco, chicco. È stato veramente un colpo da biliardo di Chicco Rossi, alza lo sguardo e poi sì, ha superato anche secondo me la linea. Andiamo a rivederlo perché eravamo da un'angolazione della nostra... Sì, ha superato. Conclusione, traversa! Che giocata traversa! Che ha fatto! Che giocata che ha fatto De Rinaldis, in mezzo a due e poi ha tentato il tiro di gol! Gollo! Nicola! Barbieri, 2-2, stiamo assistendo a una partita fantastica, in nemmeno un minuto abbiamo visto una paratissima di Corona, la traversa. Non lo so, mi sembra un ritmo leggermente calato. Sì, forse sono un po' tornati nella fase un attimo di... Attenzione! Gol di Pablo Miguel Najera! Guardiamo a rivedere perché ha fatto tutto da solo, è partito, ha trovato questo corridoio e poi ha beffato in un angolino, proprio nella tana, verrebbe da dire da mini golf questo. Due minuti esatti dalla chiusura del match, va Eric Torner, gol! Il pareggio di Eric Torner, l'ha preso in parola Gabriele. 3-3. Ricapitoliamo per gli amici che ci seguono a casa, perché il momento è stato molto convulso tra il time out e quello che è successo in pista. Quest'ultima azione con il Sarzana che prova il tiro rimpallato. Sì, Danna ha esultato anche lui perché ha deviato l'occasione. Arriva allora la sirena e la prima semifinale della Coppa Italia 2021-2022 va al supplementare. Sono ai 3 metri, dai 7,40 metri per andare probabilmente a scagliare il tiro, ma vediamo, va Paul Galbas, gol! Gol di Paul Galbas, Pedrol! Il Zarzana rimette la testa avanti. Zarzana fenomenale, 4 volte in avanti sul Lodi. Una cosa veramente impressionante, nessuno penso ci avrebbe scommesso. In porta direttamente con parte Paul Galbas, ancora il tiro, ancora gol, la fiammata di Paul Galbas, il Zarzana allunga 5-3. E stavolta un dirigente Zarzana non ce l'ha fatta a mantenere la plomb di Mirko Bertolucci, è uscito proprio dal Palasport, dalla porta di sicurezza, non contiene la gioia nera e nemmeno i tifosi sugli spalti. Sentite che boato, ha cambiato palo Paul Galbas, ma risultato identico, un cecchino dal dischetto di questo genere, di questa rilevanza. Ripartano i rossoneri, Najera, spazio, Najera in area, gol! Ha trovato un'autostrada! Pablo Miguel, Najera, Bailon! E credo che questa semifinale stia non prendendo una strada particolare, mancano 56 secondi e alla 5, fine. E 5 minuti al secondo tempo supplementare. Lo so, però 3 gol di vantaggio. Najera, triple. Va lo spagnolo, il tiro è gol, una sentenza, Paul Galbas, Pedrol dal tiro libero, 3-3, tutti gol segnati nel tempo supplementare. Ai tifosi, qui Valentin Grimalt non ci ha capito nulla e il Sarzana va sul 7-3. Visto bene? Il portiere non può muoversi finché la stecca allora non tocca la pallina. Allora Torner, questa volta va al tiro e Corona. Ha firmato Chicco Rossi.
Lodi si è sciolto praticamente nei tempi supplementari.